Tutti i cercatori della verità. Oggi ci immergiamo in alcuni dei più grandi enigmi che hanno affascinato l'umanità da sempre. UFO, vita aliena, allunaggio verità o solo elaborate bufale? Allacciate le cinture perché sarà un viaggio sfrenato. Iniziamo dagli UFO. Per decenni innumerevoli avvistamenti e incontri sono stati segnalati in tutto il mondo. C'è chi giura di aver visto dischi volanti o addirittura di essere stato rapito da extraterrestri. Ma esistono prove concrete. Molti scettici sostengono che questi avvistamenti possano essere spiegati da fenomeni naturali o test militari. Eppure, con documenti declassificati e testimoni credibili che si fanno avanti, è difficile escludere del tutto questa possibilità. Ora parliamo di vita aliena. L'universo è immenso, così immenso che è quasi impossibile credere che siamo soli. Gli scienziati hanno scoperto migliaia di esopianeti nella zona abitabile, dove le condizioni potrebbero sostenere la vita, ma abbiamo stabilito un contatto. Mentre il SETI continua a scandagliare i cieli in cerca di segnali, molti teorici credono che i governi stiano nascondendo prove dell'esistenza di civiltà extraterrestri. Potrebbero avere ragione? E che dire dell'allunaggio? Nel 1969 Neil Armstrong fece quel famoso balzo gigante per l'umanità, ma da allora sono fiorite teorie del complotto, secondo cui tutto sarebbe stato messo in scena in uno studio di Hollywood. Anomalie nei filmati, ombre non allineate e l'assenza di stelle nelle foto alimentano questi sospetti. Nonostante le numerose smentite, il dibattito continua a infuriare. Infine, accenniamo a una delle teorie più folli in circolazione. Gli umani sono stati creati da un'antica razza aliena conosciuta come Anunnaki? Alcuni credono che antichi testi sumeri descrivano questi esseri venuti sulla Terra per creare l'umanità al loro servizio. Follia o ipotesi credibile? Beh, sta a voi decidere. Allora, qual è la verità? Ci stanno mentendo o sono solo frutto dell'immaginazione di menti creative? Una cosa è certa, mettete tutto in discussione e continuate a cercare la verità, perché alla fine non si sa mai cosa si potrebbe scoprire. Grazie per averci guardato e alla prossima volta restate curiosi.